Adriano Paolucci, che spettacolo questa partita e che gioia giocarla! Che spettacolo giocarla, ma quando siamo entrati per il riscaldamento già era tutto pieno. Quindi, mamma mia, guarda, io mi ricordo ancora quando giocai la finale a Roma, al Pallottomatica, gara 3, con Palaeur gremito con tutte le bandierine, ma anche oggi, ragazzi, è uno spettacolo fantastico. E si è sentito tutto il calore del pubblico, infatti abbiamo dimostrato ancora una volta di giocarsela fino alla fine, di combattere, di lottare, non mollare su nessun pallone, e giocando punto a punto mettiamo in difficoltà anche una squadra fortissima come Macerata. Se riusciamo a tenere le energie giuste, a recuperare, andare a fare un'altra battaglia come questa lì da loro, possiamo veramente crederci. Intanto però c'è la soddisfazione di tornare a Perugia per gara 4. Ah, sicuramente, non vedo l'ora, qui dentro, come ho detto prima, è qualcosa di indescrivibile, quindi già aver raggiunto quello, però intanto pensiamo a gara 3. Si è detto tante volte all'inizio stagione, pochi avrebbero scommesso su Perugia, ma forse ancora meno avrebbero scommesso su una staffetta Paolucci-Mitic, che invece sta dando il suo grandissimo contributo. Ah sì, beh, ma è tutto l'anno che lo facciamo, quindi la prima parte di campionato ha giocato lui, la seconda ho giocato io, in semifinale di Coppa a fine partita è entrato lui, abbiamo vinto proprio contro Macerata, i quarti di finale contro Cuneo, gara 2 l'ha giocata lui, le semifinali contro Piacenza abbiamo fatto la prima parte lui, la seconda parte io, quindi io credo che abbiamo dimostrato, noi palleggiatori ma anche tutta la squadra e tutti quelli che entrano ogni volta, che quando entrano danno un signor contributo. Si va a gara 4, quali sono le chance di Perugia di fare il colpaccio stavolta esterno? Intanto dobbiamo giocare gara 3. A gara 3, scusa. Intanto giochiamo gara 3. Non sarà facile, perché non è stata facile gara 1, non è stata facile gara 2. Mi aspetto che sia una battaglia come quella di gara 2, gara 1, anche gara 3. Perché solamente così possiamo sperare di riuscire ad arrivare a gara 4 per noi o eventualmente a gara 5.